left everything behind. Hell, getting here was just the beginning. You said it would be tough to start over, but I didn't listen. Se c'è un titolo che ha lasciato il segno durante la conferenza Electronic Arts, questo è Titanfall. Nonostante il leak avvenuto qualche giorno fa tramite la copertina dell'immancabile Game Informer, il gioco sviluppato dai ragazzi di Respawn Entertainment ha saputo stupire tutti e, cosa più importante, catalizzare in toto le nostre attenzioni. Allo stand EA abbiamo potuto vedere da vicino il nuovo progetto grazie a una partita giocata in diretta davanti ai nostri occhi. Ecco quanto è emerso. Abbandonate il pianeta Terra e volgete lo sguardo verso lo spazio profondo, perché è proprio qui che Titanfall prende vita. Uno sparatutto incentrato principalmente sul multiplayer, che farà della velocità d'azione e della strategia i suoi punti di forza. Non c'è nemmeno il tempo di prendere posto all'interno della sala per la conferenza, che le luci si abbassano e il nostro protagonista si trova catapultato con un salto iperspaziale nel bel mezzo della battaglia. Urla ed esplosioni lo circondano e il sibilare dei proiettili tutto intorno ci fa capire che non c'è nemmeno un secondo da perdere. L'azione di gioco è frenetica e dopo essere saltati giù dal velivolo di trasporto, grazie ad un paio di wall jump ci troviamo in cima ai tetti della mappa, pronti a seminare morte da una posizione vantaggiosa. L'interfaccia è piena di input luminosi e il mirino occupa gran parte dello schermo. Le armi futuristiche non vanno certo per il sottile e pochi colpi sono sufficienti per sbarazzarci dei nostri avversari con un ritmo di gioco decisamente elevato, tanto da avvicinarsi più alla frenesia di Call of Duty piuttosto che alla tattica ragionata del suo principale rivale. Titanfall però vuole e riesce a differenziarsi grazie all'introduzione sul campo di battaglia dei Titani, enormi mech bipedi in grado di portare il combattimento su un piano del tutto diverso. Se infatti poco prima eravamo intenti ad arrampicarci sui palazzi per sorprendere i nemici, nel momento in cui entreremo in uno di questi robot, gli edifici diverranno le nostre coperture ideali, tanto da poterli sfruttare come normali ripari. Dal punto di vista della varietà, questo porta a una doppia visione della struttura delle mappe, regalando al giocatore due modi completamente diversi di affrontare la stessa location. Entrati nel Titan, i comandi di gioco rimangono pressoché invariati. Inutile dire che a bordo del mezzo potremo addirittura schiacciare i nostri nemici e ucciderli con un singolo proiettile, motivo per cui i Titani dovranno tentare di difendere a tutti i costi i propri compagni appiedati, indispensabili per difendere i vari punti di conquista. Se il vostro mezzo verrà danneggiato in maniera grave, avrete qualche secondo per utilizzare la leva di espulsione e saltare fuori prima della deflagrazione, continuando a sparare in volo e magari atterrando sulla schiena del Titan avversario per danneggiargli i circuiti e costringerlo all'immobilità. Inutile invece tentare di scappare se il colpo letale al Titan verrà portato in corpo a corpo. Un'animazione cruda mostrerà infatti il soldato avversario venire letteralmente strappato dalla cabina di pilotaggio e scagliato senza alcun ritegno a terra. Tutt'altro che ammassi di ferro inamovibili, i mech hanno messo in mostra anche una buona mobilità, dimostrandosi divertenti da usare e rendendo gli scontri sempre molto dinamici. La fanteria dal canto suo non starà certo a guardare e più giocatori potranno coalizzarsi per abbattere a suon di razzi e granate i robot avversari, sfruttando l'estrema agilità e tutta una serie di armi secondarie come lanciarazzi e C4 per avere la meglio. Non mancano ovviamente abilità specifiche per le classi, come la possibilità di attaccarsi ai muri e diventare invisibili grazie ad un comodissimo sistema stealth, o utilizzare pistole con proiettili a ricerca in grado di mettere a segno sempre un headshot. Purtroppo, non avendo avuto modo di mettere mano a Titanfall, restano ancora molti dettagli non perfettamente chiari. Non siamo in grado a questo punto di rivelarvi come funziona il loadout delle armi per soldati e titani, anche se è certo che questi avranno abilità e perk personalizzabili. Ogni fante potrà inoltre evocare il proprio titano ogni 2 minuti e quest'ultimo non potrà essere rubato dai soldati avversari anche se lasciato incustodito, ma solo distrutto. L'attesa è comunque ancora lunga e prima di poterci mettere le mani sopra dovrà passare ancora diverso tempo, dato che l'arrivo del nuovo prodotto di Respawn Entertainment è previsto per la primavera del 2014, in esclusiva su PC, Xbox One e Xbox 360. Take care of the rest.